Buongiorno Dedo, giovedì scorso 15 settembre è stato completato l'evento di cui avevamo già parlato, se vi ricordate, in cui la blockchain mainnet di Ethereum passa dall'algoritmo proof of work, quindi sostanzialmente tanta potenza di calcolo per risolvere problemi matematici, a quello proof of stake, quindi mantenere per un certo periodo di tempo 32 Ether in un nodo. L'evento è stato denominato The Merge e per i dettagli poi vi rimando all'episodio in cui ne avevo già parlato, comunque in sostanza è stato completato senza problemi e quindi ora Ethereum è ufficialmente una blockchain proof of stake. E i miner di Ethereum come hanno reagito? Compro a 102. Già da un po' è forse in previsione di questo evento, ma anche per altre ragioni legate al mercato delle cripto e al costo dell'energia, molti miner stanno vendendo montagne di schede video e anche il prezzo di quelle nuove è sceso parecchio, arrivando ai prezzi consigliati dai produttori e in alcuni casi anche meno. Altri però, come segnala CoinDesk, hanno spostato il lavoro delle mining farm su altre criptovalute legate al proof of work, come Ethereum Classic e Ravencoin, perché si vede che l'hash rate di queste cripto è praticamente raddoppiato. Non sto a darvi i numeri di quanto valgano ste monete o di quanto si guadagni per ogni GPU impiegata del mining perché non me ne frega niente, ma se vi interessa trovate il link a tutti gli articoli in descrizione e vi potete fare un bagno nei dati. Quello che mi interessa invece è il calcolo di quanto sia diminuito il consumo energetico di Ethereum a seguito di The Merge. Bene, il Crypto Carbon Ratings Institute ha pubblicato un'analisi che riporta un calo dell'energia assorbita del 99,98%, passando da 23 milioni di megawattora all'anno ai previsti 2600 megawatt all'anno, riducendo con questo anche l'emissione totale di CO2 del 99,99%, passando da 11 milioni di tonnellate l'anno a circa 870 tonnellate, che, secondo sempre il CCRI, è circa il consumo di 100 case negli USA in un anno. Per quanto riguarda del valore di Ethereum come criptovaluta, il prezzo sta un po' calando, ma su valori che mi sembrano compatibili con le normali oscillazioni delle cripto, bisognerà attendere qualche giorno per capire gli effetti sul mercato. Tra l'altro c'è ancora anche un manipolo di irriducibili che non ha accettato il cambiamento ed è rimasto su una blockchain proof of work, Ethereum proof of work, perché penso che credano nei valori della tradizione, immagino, sti maledetti. Oh, visto che siamo in tema schede video, c'è una notizia inaspettata che riguarda invece il mercato delle GPU. EVGA, o EVGA, non so come lo pronunciate, EVGA mi piace di più, EVGA, che è un marchio storico della creazione e commercializzazione di schede video per PC, terze parti, ha annunciato la decisione di terminare la partnership con Nvidia e quindi di non realizzare più schede video con le GPU del produttore di Santa Clara. Non solo, si legge anche che non ricercherà ulteriori partnership con AMD e con Intel, che sono gli altri due produttori di GPU appetibili per il mercato PC, quindi a quanto pare EVGA smette di produrre schede video e di vendere schede video. Dietro questa decisione, a quanto pare, c'è una situazione frustrante e ingestibile con Nvidia. Ad esempio, cita Andrew Han, che è il CEO di EVGA, la riluttanza da parte di Nvidia a condividere informazioni essenziali sui suoi prodotti con i partner, fino alla condivisione proprio con il pubblico, spesso in occasione di press conference. E questo secondo Han perché Nvidia stessa produce e vende le proprie schede video marchiate Founders Edition e apparentemente quindi dà molto più valore a questo rispetto al rapporto con i partner. E quindi un pochino finisce un'era con EVGA che abbandona questo mercato. Vedremo poi se altri produttori seguiranno questa strada o se Nvidia aggiusterà un po' i rapporti con i suoi partner. In ultimissimo, tanto lo saprete già e comunque non c'è moltissimo da dire, Adobe ha acquisito Figma per 20 miliardi di dollari cash. Figma, se non lo conoscete, è una sorta di repository per designer molto apprezzato. Era anche un competitor diretto di Adobe, anzi il CEO di Figma sembrava fino a qualche tempo fa piuttosto agguerrito, ma niente, adesso è un miliardario. Persone che cominciano a guadagnare bene, che hanno magari il primo milioncino in banca, eccetera. Peraltro i ricavi di Figma secondo Adobe saranno di 400 milioni di dollari nel 2022, quindi dovrebbe coprire tutto l'investimento in circa 50 anni. Grazie per essere venuto al mio master in economia finanziaria. E questo era anche tutto, ho finito. Grazie a tutti quelli che mi mandano i complimenti in pubblico e in privato per questa robetta che faccio e buon, ci vediamo domani. Ciao!